Hai sentito parlare della manifestazione di oggi? E come no? Come tutti, anch'io ho sentito qualcosa. Come ti è sembrata? Mi è sembrata molto attiva. C'era molta gente, lo sai? Certo. Meno male, diciamo. Non so la quantità, però penso che erano veramente tanti. Qualcuno dice 300.000. Ma forse 300.000 no, ma si avvicinano molto a quella cifra di persone. Erano tantissimi e molto molto arrabbiati. Come mai, secondo te, come mai c'è stato quel casino? Diciamo casino, gli scontri, la tua analisi. C'è sempre quello più vivace, quello più politicizzato e quello invece che è più calmo, più riflessivo. C'è sempre stato nelle manifestazioni. Tutto a posto l'albero. E quelli che dicono che ci sono i violenti? Non credo ci siano stati infiltrati, c'è solo gente più arrabbiata o meno arrabbiata, più politicizzata e meno politicizzata. Prima mi dicevi, quelli che a Valletta erano quasi contenti che ci sono stati gli scontri. Sì, sono contenti perché sono molto arrabbiati con lo Stato e tutto il suo apparato statale. Per quale motivo? Perché non sono di meno, lo Stato si è dimenticato delle condizioni di vita e di lavoro che vive questa gente, cioè il popolo italiano. Basta vedere qua in che situazione sono i cassintegrati. I cassintegrati stanno presidiando la porta 2 della Fiat Mirafiori come un esempio e stanno chiedendo solo il lavoro o viceversa un sostenimento di sopravvivenza. Secondo te la Fiat li riassumerà? Secondo me non assumerà più, assumerà una piccola parte e solo per un breve tempo. La Fiat è destinata a chiudere, ormai hanno destinato il lavoro altrove. E che prospettiva hanno questi che hanno sui 50 anni? Hanno nessuna prospettiva, saranno il futuro disoccupati e senza pensione. Ma questi devono almeno, anche se avessero la pensione, come fanno a vivere per altri 10-15 anni senza un minimo, nemmeno la pensione sociale? Il problema di fondo è proprio questo, sia per i giovanissimi, i giovani in cerca di lavoro, sia per colui che non è né pensionato né vecchio, ma rimarrà disoccupato. E secondo te si incazzeranno? La mia paura e preoccupazione è quello che aumenteranno le cattive condizioni di vita e ci saranno praticamente un aumento di sottoproletariato, di gente che per disperazione farà di tutto pur di mettere qualcosa nel piatto della propria famiglia. Cosa intendi faranno di tutto? È qualsiasi cosa, la disperazione è proprio un qualcosa che forse la popolazione di oggi italiana non ha ancora veramente provato, ma sta arrivando, penso, quel momento. Ma pensi che questi movimenti e la vecchia tradizione italiana possa servire ad organizzarli? Serve un'organizzazione nuova soprattutto, capace di condurre il lavoratore a una lotta seria e incisiva soprattutto. Tu pensi a un partito però? Io personalmente sì, gli altri molto meno, ma io personalmente penso a un partito nuovo, capace e senza bisogno neanche che si chiami comunista, può anche chiamarsi il partito del lavoratore, operaio o dei lavoratori. Non ci interessa né bandiere né emblema del vecchio stampo, ci interessa un futuro, un mondo migliore. Ma sei ottimista? No, io dal mio punto di vista... Ma per il partito intendo dire. Io ho le mie buone speranze. L'organizzazione, parliamo di organizzazione. Io ho le mie buone speranze. So benissimo che tra i lavoratori c'è gente che vuole la stessa cosa che voglio io e hanno capacità di coinvolgimento. Quindi secondo te c'è la prospettiva che prima o poi ci si organizzi bene, diciamo? Lo stesso presidio alla porta 2 di Mirafiori mostra questa possibilità di organizzarsi veramente e fare un'organizzazione di carattere, chiamiamolo anche rivoluzionario, in senso di cambiamento decisivo. E più o meno secondo te i tempi? I tempi saranno lunghi sicuramente, non sarà facile, l'operaio più costretto è, più si sottomette, è solo l'avanguardia operaia per adesso che possiamo contare. Ma nella realtà italiana secondo te ci sono
dei germi, dei movimenti, delle indicazioni? Sicuramente, ma sono senza guida, senza ordine e spesso senza rispetto della loro vita stessa. Sono disorganizzati, non hanno qualcuno che li inquadri, ma anche il centralismo praticamente. Sei di tradizione di partiti tu? Hai fatto parte? Io ho appartenuto a un partito, poi finita lì perché gli ho fatto una grossa critica, perché come tutti i partiti cosiddetti comunisti o socialisti o altro hanno mancato di fondo e hanno pensato solo a se stessi.